Ciao ragazzi, bentornati su Relax con Stellar Blade. Allora, mi sono fatto un po' di backtracking, ovviamente non ho ripreso nulla, volevo soltanto farmi un giretto in un'altra zona, una zona che ho già esplorato e ho fatto bene perché ho trovato un costume, ho trovato un altro nucleo di potenziamento, cioè, tante cose. Questo è il costume che ho trovato. È praticamente una versione un po' più caruccia, secondo me, della tuta da lancio lì. Questa roba qui. Praticamente abbiamo questa e questa. È uguale, cioè nel senso pure questa qui ha le alucce de merda che le detesto. Però diciamo che questi colori mi fanno pensare un po' di meno a uno scarrafone, quindi mi piace di più. Fino adesso ho giocato con questo robo qui. Questo mi fa proprio cacare, cioè sembra una loli de merda, è orribile. Però dai, questo non è male, giusto per variare un po'. E niente, ho cambiato anche un po' gli equipaggiamenti. Ho più 10 velocità, più scudo massimo e questo qui, che è quello che volevo. Probabilmente l'ho sbloccato da un po', ma non lo sapevo, non ho controllato. Ed è, dopo aver sconfitto un nemico, recupera 160 PS, buono. E niente, non vedo l'ora che mi sblocchino anche la seconda esospina, cioè il secondo tratto di esospina che al momento, vedete, è bloccato. Una volta che me l'avranno sbloccato ci andrò di attacco su quello. Però qui mi sono tenuto un esospina che mi facilita schivate perfette, parate perfette, insomma, cioè aumenta un po' il tempo disponibile per fare queste due azioni. Non è che le semplifica del tutto, però insomma dà un margine maggiore di eseguire l'azione. Kobe, per l'amor di Dio, dopo come si fa a dire a un cane, come gli si fa a spiegare che ho già programmato una bellissima giornata per lui in cui si va a giocare, ci divertiamo, però dobbiamo aspettare le 11:30 che dobbiamo andare a fare tutte queste cose? Perché lui stamattina si è fatto una passeggiatina piccola, giusto, ha fatto giusto la piscia, giusto la cacca, no? E adesso c'ha voglia di fare tutte le sue cose da cane, no? Il problema è che ci andiamo prima di pranzo, così poi a pranzo lui sta tranquillo, se ne sta buono, però lui non lo sa, quindi pensa che oggi mi sono scordato di lui. Ma non è vero, porco, io poi ti faccio fare tutto un lavoro col frisbee, con la pallina, è vero, maiale? Non ridere. E adesso però è un po' molesto, ogni tanto cerca di richiamare l'attenzione, infatti tra un po' mi sa che lo devo cacciare, lo mando da mia moglie. Senti che cane che c'ho qui. Allora, io sono un po' incastrato perché non ho mai fatto backtracking e non so come tornare alla mappa principale, cioè al rifugio. Perché cioè sono venuto a Eidos 7, no? E dove cazzo vado? Forse devo andare al cratere? E da qui ci sarà la nave? Però non mi sembra che sia... No, non è il cratere. Qui è dove ho picchiato un boss, se non ricordo male. Cioè, devo arrivare alla nave per poi tornarmene a fare la missione principale, perché voglio fare le missioni principali qui con voi. Non voglio fare né backtracking né le secondarie. Viale del silenzio, dai, mi sa che devo andare alla prima zona. Nella prima zona devo ritrovarmi la nave. E infatti. Credo che tu sappia come orientarti, visto che sei già stata... Ma non abbassare ancora la guardia. Forse i dati sul terreno sono cambiati. I dati sul terreno sono cambiati. Ma tutta sta parte me la sono rifatta, ragazzi, Però ci sono ancora delle porte che non sono riuscito ad aprire, per dire. È ancora molto misteriosa questa faccenda. Allora, a Zion abbiamo la nostra missione principale, cioè la dobbiamo prendere da qui.
non funziona se andiamo a parlare con Adam in un altro posto. Io pensavo che arrivando alla nave e parlando con Adam avrei avuto accesso alla missione principale. Ma così non è. Ci devo parlare a Zion. Oh, eccoti. Non sto nella pelle. Sei pronta a partire? Andiamo, andiamo all'abisso Levoir. Oh, badate bene, io da un po' che non faccio missioni secondarie, eh. Quindi, se vediamo che siamo un po' sotto livellati, tra virgolette, in questa zona, magari ci fermiamo, facciamo un po' di secondari e poi torniamo. Ma non credo, non credo che avremo problemi. Il problema potrebbe essere solo che magari è una zona nuova, ci sono mostri nuovi, non li conosciamo e quindi per un po' ci menano, ma a parte quello. Allora, stiamo per andare in una nuova zona. Questo abisso Levoir non l'abbiamo mai visto, però è una parte estrema del deserto, quindi potrebbe essere un'altra zona desertica, purtroppo. Non è che mi faccia piacere più di tanto, devo dire la verità. Vorrei una zona carina, rigogliosa, un po' diversa e aperta, soprattutto perché le ultime due zone che abbiamo visitato erano abbastanza anguste, tra fogne, laboratori e schifezze varie. Accidenti. Sembra che la sabbia abbia danneggiato il motore. Dovremo continuare a piedi. Che ne dici? Va bene, Eve? No, no, a piedi. Ma certo. Dammi supporto col drone. Va bene, conta su di me. Ci sono anch'io, non preoccuparti. Anche i predoni più abili si perdono nel vasto deserto. Questo dovrebbe ora essere... Quindi noi non ci perderemo. Wow. Allora, abisso Levoir. Dove posso andare a vedere i... Perché non ho fatto in tempo a premere... Niente, non saprò mai dove... Oh, forse è qui, esplorazione. No. Vabbè. Questo è l'abisso Levoir. C'è qualcosa di strano quando attivo questo accampamento. C'è qualche interazione particolare. Era verde. È chiaro che ci sono problemi anche in questo campo. Ah. Non c'è energia. Ah, un'altra torre. Sembra esserci un problema con l'elettricità. Allora, questa cosa noi l'abbiamo già fatta in un altro. Il guaio è che la torre solare è al centro di quell'enorme tempesta. Ah, di ok. Vabbè, l'abbiamo già fatta sta cosa di attivare la torre. Però, nonostante sì, sembrasse una roba alla Far Cry, qui intorno. Magari possono fornirci informazioni. Ok. Non è così ripetuta sta cosa. Cioè, sono passate ore da quando ho fatto questa roba qui. Ah, cerchiamo delle sentinelle. Raggiungi l'abisso Levoir. Tutti morti. Ok. Ma ci sono dei nuovi cicciubelli. Dei quali non sono riuscito a capire neanche il senso di marcia. Sembrano facili. Avanzano tantissimo mentre attaccano. Proprio tanto. Ti pressano. Ah, però è vero, è deserto, ma è molto diverso dall'altro. È meno roccioso e più sabbioso. E c'è un'oasi. Nella quale comunque mi viene anche voglia di andare ad esplorare.
C'è uno schifo sotto la sabbia, raga. Sento pure... Ma vattene a fanculo. Ok, raga, mo sono veramente forte perché ho il coso che mi recupera la vita quando accoppo. E calore. È come se la civiltà si fosse ridotta in fondo. Per questo ci sono i fredoni come me. È come cercare viti nel deserto. Beh, è piuttosto normale qui sulla terra. Posso dire che avete rotto il cazzo, ma tutti quanti proprio, eh? Muori. caro ciccio bello. Ma resistentissimo sto stronzo. Che c'è, Kobe? Vuoi andare a controllare? Andiamo. Il mio cane ha sentito un rumore. No, non gliene frega un cazzo. Ti ho visto interessato, Kobe. Per un attimo ho pensato volessi andare di là. Magari si è svegliata mia moglie. Io sto con le cuffie, non l'ho sentita. Lui sì, perché ha i sensi di ragno. Non posso andare molto lontano con questa gamba, ma riuscirò a ostacolare quei bastardi. Non c'è tempo, devo... Vabbè, questi messaggi comunque sono sempre brutti, perché... non sono chissà quanto edificanti da leggere. Raga, il deserto è veramente enorme. Poi c'è quella specie di... treno, quella roba lì schiantata a terra. Eccolo. Non è fortissimo. Bastano un paio di perri e lo squarti questo. È una sorta di evoluzione a due gambe. Cioè a due gambe, anche quelli piccoli hanno due gambe in effetti. È una sorta di evoluzione in posa eretta, ecco, di quelli piccolini. Sto robo non lo so, non credo sia esplorabile all'interno, però ci sono robe sulla superficie, quindi mai dire mai, ragazzi. Ok, sembra che io debba andare... Porco disco. Ok. Oh, tutti insieme rompono veramente i maroni questi qua, eh. Che pesantezza. Mi sono dovuto curare perché sono cascato come uno stronzo. Grata impulsi, mina intelligente. Vabbè, usiamo anche un po' di esplosivi. Anche se non li uso mai gli esplosivi, forse un po' coi boss. Per ottenere qualche colpo in più, perché gli esplosivi in effetti sono utili. Lì sì. Che tipo di struttura è l'abisso Levoir? Stando ai dati cartografici in nostro possesso, ci sono segni di ricerca bellica. C'entrano anche in Aitiba? Non posso garantirti di no. Allora, l'abisso Levoir sarà questa roba qui. Mi sa che dobbiamo combattere. Devo fare un altro test. Sì,
Non possono esserci eccezioni. Allora non perdiamo tempo. Ma si è ricaricata. Si è ricaricata la stabilità. No. Ok, devo azzeccargli tutta la combo. Se no non la stendo. Né ora né mai. Guarda, guarda, si riempie la barra della... Devo fargli tutta, mamma mia. Posto? Diversa dagli altri nemici. Proprio perché le hanno dato questa... amica mia. Cambiato. Ha cambiato combo. Beh, comunque sia, sei quasi morta, ciccia. Però voglio provare a perriarti anche questa. Vabbè, fattene affanco. Come pensavo, straniera. Questo posto è più cupo e profondo dell'altro. Aia. Fai attenzione. Questo abisso le voire. Allora, vediamo un po' qua sotto. Mica ci tolgono di nuovo la spada, dobbiamo fare tutto a fucile. Ah, almeno qua sotto l'energia dovrebbe esserci. Solo che io dovevo trovare la torre. Ciao, e niente scanner del drone. Ah. Hai preso il posto di Adam? Sì, lui sta aggiustando il tetrapode. Ah, va bene. Con te sono in buone mani, Lily. Comunque lo bistrattano tantissimo, Adam. Cioè, veramente lo trattano di merda, povero ragazzo. Allora, cerco di andare su e cerco di risolvere il problema torre. Voglio, prima di andare nell'abisso Le Boar, che è una sezione senza spada e dobbiamo soltanto andare avanti alla Dead Space maniera, io direi che possa essere un'ottima idea andarci a ripristinare un po' l'elettricità in modo tale da avere anche una maggiore esplorabilità di questo desertino.
campo aperto, dopo un po', opla, andiamo molto molto più veloci. Allora, torre solare. La torre solare è da questa parte. E prima ci arriviamo meglio è, perché cazzo è questo? Che cazzo è quello? Vabbè, non posso perdere tempo. Non posso perdere tempo a combattere con questi tizi, anche se sarebbe molto divertente. Merda, chi cazzo vi ha visti voi? Oh, ma stiamo scherzando. Ma sono casse esplosive addirittura. Ma c'è un grado di ostilità in questa zona che fa paura. Dobbiamo tirare dritto, ragazzi. Non possiamo fermarci a combattere. Ma qui c'è veramente da menare le mani ogni due metri. Quindi ci torneremo e ci divertiremo. Ho trovato un telefono che adesso... no, non posso andarci ad interagire. Mi dispiace, ragazzi, ma dobbiamo correre e non possiamo fermarci. Anche perché non abbiamo più cure. E qui la vedo un po' nera, non so se voi avete la stessa sensazione, ma... qui è un bel dito in culo, eh. Non è solo una questione di dicevo, non è solo una questione di quantità di nemici. Sembrano anche forti e alcuni non li conosco. Hanno un aggro che non finisce mai, cioè ti seguono per chilometri. Un bellissimo campo minato, cassato perché è pieno di casse, però è un campo fatto così. Ovviamente questo campo non lo posso attivare, cioè posso attivarlo ma non sarà disponibile, questo è il problema. Se ti faccio indizio, dici il campo non è utilizzabile, attiva la torre solare. Vabbè, lo so, sto andando alla torre solare apposta. Sei tu inoffensivo? Sì. Senti che musica, ragazzi, senti che musica. Ragazzi, io la musica alla fine l'ho lasciata molto molto bassa, che alcuni temi sono sopportabili, ma molti altri sono agghiaccianti. Cazzo. Cazzo. Oh, madonna, ragazzi, cioè è un viaggio fin lì. Ma starò facendo la cosa giusta a rusciarmela fino alla torre solare? No, sembra di sì. Sembra che io la stia raggiungendo senza neanche troppi problemi. Il problema è che ci sono... Troppi... L'intento dovrebbe essere quello di non farsi aggrare proprio, perché una volta aggrati qui si è fottuti. Allora, accesso a questa benedetta torre solare. Da dove lo abbiamo l'accesso? Eh...
Da qui. Molto, è molto carina la mappa, però mi piace molto come hanno diviso le aree. Sì. Guarda. Ma è una copia del... È una copia del boss che abbiamo già sconfitto, questo qui. No, no, è diverso, diverso. Vabbè. Non è un... No, no, non è un nemico da affrontare così a cuor leggero questo qui. Ah, però... Madonna, che meraviglia, ma che bravi, cazzo. Che bravi. Mi hanno messo il checkpoint qua davanti. Ma grandi, grandi, grandissimi. Ok, adesso... Adesso andiamo molto più tranquilli. Eh beh, devo impararlo un po'. Che cazzo fai? Però fa un sacco di danno, Madonna santa. Cioè non è un boss di Dark Souls 2, ma fa... Fa un botto di danno, capite? Ehi, cazzo! Che tarantolato de merda! No, non dovevo pararla quella! No, no, è molto diverso, ragazzi. È praticamente lo stesso tipo di corpo di nemico, ma molto diverso. E non abbiamo ancora visto la seconda fase. È molto tosto. Porca. Curiamoci. Ma si riprende in un batter d'occhio sto stronzo. Si riprende velocissimo. Ma poi c'ha più... C'ha più equilibrio lui, porca troia, di una torre d'avorio. Ah, perché ci provo? La fine delle combo di questo. Non sono mai punibili.
E vai, lo puniamo un attimo. Beh, ci sta, ci sta. Ma porca troia, gli ho fatto la bomba, non l'ho stannato. Ok, ok, l'ho punito abbastanza. Porco due. Ok, buono. Bravo. Bravo Mario, dai. Ok. So che non era chiarissimo quanto stava accadendo, però fate conto che gli ho fatto del male. Sì, buono. Okay. No, bastardo. No. No, cazzo. Sì, così. No, dai. Dai, ce l'ho. Potevo fare la rianimazione, ma no. Si può fare. Fa solo un danno porco, ragazzi, non è un problema. Fa solo un danno porco, ma l'abbiamo capito. Guarda. Vabbè, fanculo. Ok, adesso questa l'ho imparata. Non me la devi fare quella. No, ho sbagliato. Va bene. Vabbè. Sconcentrato. Vai. Bisogna averci una calma con questo. Cioè, più una calma, un sangue freddo. Però una volta che l'avremo fatto... Sono contento che ci sia un boss prima della torre. Così facciamo il boss e poi basta. Non ci sono altre cose da fare, altri... Cazzo. Non mi è chiarissima quella roba lì. Ok, gliel'ho interrotta.
Ok. Bravo. Troppo presto. Schivato troppo presto. Quella schivata va fatta a tempo esattamente come un Perry. Però pure io sono un pirla. No, che coglione. Non ho aspettato, non ho aspettato. Lì devi aspettare. Non capisco niente quando fa quella cosa lì. Vabbè. Bellissimo. Ottimo. Non l'ho preso. Sì, ce l'ho fatta. Merda, merda però. Ok, ok. Bene. Dai, 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 dai. Non è male, non è male. Lo stiamo picchiando. No! Vabbè, dovrei riuscire ad avere la stessa concentrazione che ho quando rimango con poca vita anche all'inizio. Cioè, quello è il problema. Lo prendo troppo sotto gamba nella prima fase, poi nella seconda fase sono più concentrato. Guarda. Ok, ho capito. C'è un caricamento con quella cosa lì. No, ho sbagliato. Con quello devo tirare indietro, non in avanti. No!
Perché non ho potuto reagire? Vabbè, me la sono giocata male. Ero pronto a fare la contromossa. Forse perché ero ancora rincoglionito, ero ancora a terra. Ok, raga, violentissimo sto tizio, eh. Veramente violentissimo. Ah, vabbè. Ok. Un bel po' di vita gli abbiamo tolto. No, perché non me l'ha fatto? Merda santa. Ero pronto a fare il contrattaccone fabbricone lì. Bravo, bravo, continua questi attacchi che sono abusabilissimi. Stavolta ero proprio in riposo quando me l'hai fatto, non c'erano... Cazzo, non me l'aspettavo. Ti ammazzo. Bene. Sì, 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 sì. Raga, che bel tasso di sfida. È veramente divertente. È divertentissimo. Ma non mi ha fatto... Non mi ha fatto il brillio sulla spada. Che culo di merda che hai, compà.
Ok, l'ho segato. Bello però, raga. Molto, molto bello. Che bello scontro. Poi complicato. Cioè, avete visto quanti cazzo di moveset aveva? Quante mosse gialle, quante mosse blu, tra virgolette. Cioè, andiamo per colore. Bellissimo, bellissimo. Allora, noi dobbiamo attivare errore sistema. Allora, anche qui per la sicurezza della struttura. Dobbiamo prima risolvere questo. Giusto. Allora, come nell'altra torre, io credo che qui avremo collegare diversi droni di servizio per la sicurezza della struttura. Perché senza i droni, secondo me, su non ci possiamo andare. E come cazzo ce li trovo i droni per questa? Forse sono giù a terra, sono mezzi distrutti, li devo ripristinare. Allora. Un leone morto è meglio di un cane vivo. Non posso più. Nah, è horror. Ok. Vabbè, il ricordo di questo ce l'ho, ma ho preso. Ok, ho preso un codice. Che cazzo me ne faccio? Lì nella torre non è che ci fosse da mettere un codice. Semplicemente il pannello non funzionava. Immagino che questo codice che ho preso sia da inserire in quel pannello. Comunque qualunque cosa ci sia da fare, io credo sia da fare nell'area della torre. Che cazzo devo fare? Lassù non si sale, ragazzi, eh? Allora, missioni. Probabilmente riavvio. Trova una sentinella. Trova una sentinella di qua. Probabilmente sono arrivato alla torre. Ho spaccato il boss e adesso però devo fare la parte facile della missione. Va bene. Chi è che butta casse in giro, su? Ok, è che ammazzando questi mi posso ricaricare un po' di vita. Cioè, questi nemici facili, conviene che li ammazzo perché mi ricaricano la vita, non per altro. Col boss questa cosa non capita, perché devi fare ovviamente quantità per ricaricarti tanta vita. Il boss è uno,
Quindi sì, una volta che lo uccidi ti si ricarica una zinzinella, ma meglio uccidere 15 polli di questi che un boss solo. Comunque che bella boss fight. Thrilling. E poi la difficoltà degli scontri sale in maniera molto graduale. Buono. Mi hanno dato qualche colpetto, però alla fine non sto messo male. Ah, 600 metri da questa parte. Porca troia, stavo facendo uno di quei voli. Merda. Adesso devo trovare il modo di infilarmi qui. Sembra una mappa molto vasta e aperta, in realtà in più di un'occasione si rivela avere una struttura molto precisa. Queste sono tutte casse esplosive, mi farei molto male se non stessi attento a questa roba. Vabbè, questo non funziona. Vediamo un po'. Non posso interagire con queste robe, vero? No. Beh, d'altra parte, la mia missione è trovare una sentinella. Fermi, fermi, non mi voglio impelagare in combattimenti che non posso affrontare in questo momento. E invece mi ci sono proprio impelagato. Ma i robot non si possono prendere alle spalle, mi pare di capire. Sì, sì, rovine sepolte dalla sabbia, ma ci siamo già passati, Eve. Abbiamo già fatto... Sentinelle cadute. Lo troverò. Oh, porca troia. Vabbè, sono morto come un pirla. Troppi. Non potevo più difendermi. Cioè non mi faceva neanche schivare. Da dove ricomincio? Ah, da qui, perfetto. Troppi nemici insieme, raga. Non va bene. Va bene. Allora, nonostante lì io abbia visto che c'è una roba bella, perché c'è un nucleo, è meglio che io me la scappi proprio alla grande. Anche perché il gameplay sta per terminare, cioè stiamo già giocando da oltre un'ora quasi.
No, 55 minuti, non oltre un'ora, perché questo... Non vedo niente, sto in un angolo. Ok. Sono in combattimento perché c'è il vermetto delle sabbie qua. Sono fortissimi i nemici in questa zona. Cioè non crepano. Ragazzi, hanno una vita infinita. Qua dobbiamo pomparci il danno in qualche modo, eh. Dobbiamo proprio pomparci il danno. Ovviamente il danno che infliggiamo noi non è così alto al momento. Perché non si è presentata nessuno al posto di incontro? Vabbè, è andata male il rendezvous. E dai! Io credo che salendo qui... No, ce la prenderemo in culo salendo qui. Per un attimo ho avuto come la sensazione, sai, ho trovato, questo è il passaggio, adesso c'è la sentinella qua sopra al tetto, invece no, mancano 200 metri rotti. Però mi piacerebbe chiudere il gameplay con la sentinella. Vediamo se ci riusciamo entro questi. Posso aprire? Sì, no. È chiuso. Scusate ragazzi, mi sa che la sentinella non la troveremo tanto facilmente. Porco due. Togliamoci di mezzo. 4, 6, 7. Ma queste sono tutte cose che dovremo fare poi in un secondo momento, ragazzi. Allora, la sentinella a 410 metri da questa parte. Merda. Ma è tutto ostilissimo. Va bene. Niente, non vale la pena di fare le cose con la fretta. Noi ci vediamo al prossimo gameplay.